stiamo vedendo lui inquadrato il manager di Plushenko. Sì. Plushenko che lo diciamo non gareggia, ma si aggirava ovviamente in questi giorni per l'Ice Palace Mega Sport l'abbiamo visto, ci sono anche degli striscioni per lui, del resto continua ad essere un idolo assoluto per i suoi tifosi e per il pattinaggio in Russia, e intanto da un idolo insomma consacrato oramai come Plushenko al futuro del pattinaggio russo. Sofia Biryukova, la Turandot. Triplo Tolup. Triplo loop. Qualche difficoltà nell'atterraggio. Bellissima questa trottola. Anche il pubblico riconosce la qualità. Triplo loop. Tolup semplice. Triplo salco. Doppio Axel, doppio Tolu. Doppio Axel. Il pubblico l'ha seguita applaudendola costantemente, soprattutto adesso
durante anche la sequenza dei passi. È piaciuta Sofia Bibikova, questa atleta di 17 anni. Guardate l'espressione, l'emozione. È commossa. Lei aveva partecipato anche alla Cup of Russia della passata stagione. La sua allenatrice ieri in conferenza stampa ha detto: quello è stato importantissimo per lei perché ha acquisito esperienza. Come importantissimo per lei è stato scendere ieri per prima, perché sì, non ha avuto la pressione, non ha visto le altre e quindi è andata e guardate com'è andata, perché ha fatto un quarto posto davvero straordinario ieri con il punteggio di 56 e 30. 17 anni, una ragazza giovanissima, anche lei una giovane promessa della Russia. La Russia sta puntando tantissimo su delle giovani ragazze che per un po' di tempo non ha avuto in un ambito internazionale. Ha presentato un programma, Sofia, veramente ottimo sotto l'aspetto tecnico, veramente tripli, ha presentato 5 tripli, poi 2 doppi axel, uno in combinazione col doppio tolp. Sì, ancora da maturare per quello che riguarda la presentazione, però già un programma più consistente anche dall'aspetto coreografico. Poi abbiamo notato che il pubblico ha gradito con un applauso una bellissima trottola che ha eseguito, quindi viene riconosciuta da lei anche questa grandissima capacità e questo talento per quello che è sono le trottole e tutti gli aspetti coreografici. Ecco, tra l'altro ieri lei ha avuto un punteggio tecnico di poco ma migliore della Sotnikova, perché aveva 31,56 contro i 31,10 della Sotnikova. Sì, è anche vero che la Sotnikova aveva sbagliato ieri, sì, perché era caduta nel primo luz. Nel luz iniziale, per cui quello sicuramente va a fare la differenza. Però già, come dici te, andare comunque vicinissima o superarla in questo modo a chi invece viene considerata proprio la promessa, certo, è un ottimo risultato. Comunque in Russia veramente ci sono tutte queste ragazze giovanissime che si stanno mettendo in mostra. Sochi sarà un banco difficile per tutti. 109,77, davvero un bellissimo punteggio, con 55,50 per Technical Elements, 54,27 per i Program Components, 166,07 di overall. Ovviamente sui Components ancora Kira Korpi è imbattibile, però che balzo in avanti per Technical Elements.